Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Oggi trascorriamo questa domenica insieme con il mio brufolo del ciclo. Quindi, che abbia inizio il vlogdown della domenica, perché quest'ora chiude solo domenica, cioè solo oggi. Giro stamattina, ora di pranzo, pomeriggio, e poi ve lo metto online, quindi vlogdown. Facendo skincare e questi sono i giorni in cui, passato il picco di reazione, mi è venuta fuori una pelle che sembra, non lo so, photoshoppata. Brufolo a parte, perché lui, vabbè, appartiene al ciclo, mi viene da 40 anni praticamente, no? Sempre qui o qui mi sbuca o questo o questo. Questo infatti me l'avete visto più volte, vuol dire che o il ciclo, tipo è il semaforo, si accende, diventa verde quando ho il ciclo, appunto. Per il resto ho la pelle molto secca, ma ho finito, diciamo, di spellarmi e ho proprio una bella grana. Mi piace tantissimo, super luminosa, cioè mamma mia, il retinoico è proprio un miracolo. Ti spialla proprio, ti leva qualsiasi segnetto, cioè non ho rughe, sono spiallata praticamente, come se mi fossi fatta un intervento dal chirurgo, veramente, una roba pazzesca, bellissimo. Sono molto felice. Ok, quindi tonico, adesso finisco tutta la skincare che magari farò vedere velocizzata, perché sarete pure stufe di vedere la mia skincare. Ormai ve l'ho fatta vedere bene, quindi termino e poi ci rivediamo, cioè continuo e poi ci rivediamo. Controllata i commenti, sono al PC, ho già fatto un pezzetto di colazione, nel senso che ho preso il caffè con latte d'avena e ho mangiato 4 fette biscottate con un po' di marmellata, però ovviamente non ho mangiato nulla di proteico, quindi adesso devo aggiungerci qualcosa di proteico e mi vado a fare quindi uno shaker. I boccoli rispetto a ieri sono scesi, mi piacciono tantissimo. Comunque, pelle super luminosa. Dopo mi trucco, vi faccio vedere un prodotto che peraltro è il prodotto che mi ha ispirato il fatto di fare il video oggi, perché ieri ho messo le storie su tutti gli sconti che ci sono per il Black Friday. Ho visto che c'è un prodotto che io adoro in stra mega sconto su Sephora e ve l'ho fatto vedere nel mio cassetto, che è una BB cream di Dr. Jart. E un sacco di ragazze, ma un sacco veramente, mi hanno scritto, mi hanno detto: Silvia, ma com'è la resa sulla pelle? Il colore è unico, è solo quello, ce ne sono altri, la vorrei prendere. Ma tante ragazze, ci ho visto le visualizzazioni di quella storia, non so per quale motivo, ma ha avuto un successo pazzesco. Quindi ve la faccio vedere applicata, che gli sconti tanto ci sono fino al 29, quindi oggi, che è 22, potete vedere questo video e vedere com'è la BB applicata. Allora, bene, commenti approvati, andiamo a farci lo shaker, perché poi sto pestando il cavo del cellulare con la macchina fotografica. C'è una bella giornata, vediamo se... dove ho messo il cellulare? Non ho idea. Boh, da qualche parte devo aver messo il cellulare. Comunque c'è una bella giornata e non volevo vedere i gradi, volevo vedere quanti gradi ci sono. E quindi io, vediamolo qua, e quindi io voglio andare a fare una passeggiata in bici. Mi sono riproposta oggi di uscire, quindi
vado a ritirare la cipria da Sephora con la bici. Ci sono 7 gradi, quindi c'è freddino, però c'è il sole, c'è proprio il sole bello pieno. Quindi mi metto un giubbello, bicicletta, magari mi metto i guanti, se no mi congelo le mani. Potrebbe essere un'idea. E voilà, mamma che bella, mi piace tantissimo la pelle stamattina. Allora, va bene, Silvia, rendiamoci utili, fattivi. Vedete la caraffa che l'ho spaccata? L'ho attaccata con lo scotch, appena la ritrovo in offerta alla Lidl la prendo. Ho spaccato la caraffa della Brita. Vabbè, allora, vitamina C. È super aspra, quindi ci aggiungo due goccini di dolcificante perché è super aspra. Il multivitaminico, la biotina, l'MSM, gli omega 3 e poi la vitamina D, perché col fatto che stiamo sempre chiusi in casa, prendere la vitamina D non è affatto una cattiva idea. Sono capace di mandare giù un sacco di capsule insieme. Voilà. Prendo ovviamente, come sapete, gli integratori di Foodspring. Quindi quelli che vi ho nominato ve li lascio in info box. Perché come sapete collaboro con loro, me li mandano e quindi io ne parlo sempre molto volentieri perché mi trovo strabene. Peraltro, come sapete, ho lo sconto, quindi se volete ordinarli c'è lo sconto del 15% col mio codice. Ma adesso devo farmi lo shaker, perché così 10:30, orario in cui il sole dovrà aver raggiunto un po' di calore verso le 11:15 circa, conto di uscire e tornerò verso l'ora di pranzo, quindi è il momento anche di, cioè mi voglio anche truccare prima di uscire, quindi shaker, truccaggio, pedalata in bicicletta. Voglio finire questo perché ce n'è veramente poco, vedete, è soltanto un fondino e quindi così lo termino. Allora, prendo uno shaker, la bilancia, voilà, sono qua, e ne prendo 30 grammi, così, niente, so che è finito. Anzi, non è proprio finito oggi, però manca poco, tipo 2-3 volte. 29 grammi, vabbè, mollo così, non ho voglia di stare a fare. Ah, caramello, questo, per chi se lo stesse chiedendo. Super buono il gusto. Foodspring fa dei gusti pazzeschi perché sono super solubili. Cioè, io non metto tantissima acqua, me lo chiedete qualche volta, così, perché a me piace che venga tipo bello denso. Mi lavo i denti e mi trucco. Farò una roba super super semplice, tipo base, sopracciglia, mascara, magari un pochino di ombretto, correttore, blush. Basta, cioè non faccio una roba tanto articolata, tanto mi devo mettere quella cacchio di mascherina, quindi voglio dire, non so se la devo tenere anche per pedalare in bicicletta, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ma come faccio a tenerla per pedalare in bicicletta? Bah, non lo so. Ok, momento truccangi. Allora, adesso mi sono appena fatta skincare, ho appena fatto la skincare, quindi non faccio questo passaggio, ma se invece adesso non mi fossi truccata e fossi uscita questo pomeriggio, avrei sicuramente usato questo prodotto, questo che sto usando in questo periodo, che è il Farsali Liquid Glass Radiance Make Skin Serum with Hyaluronic Acid. Farsali con acido ialuronico, questo qua. Ne metto qualche goccina, mi idrata la pelle e mi ridà, diciamo, quel po' di polposità alla pelle necessaria per applicare poi il trucco, perché se faccio skincare tante ore prima, poi dopo mi sento la pelle che ha bisogno di qualcosa prima del trucco. Il prodotto invece è questo qua.
questo qua, Dr. Jart BB Beauty Balm Multi Action Skin Care Make Up con SPF 45. Quindi per esempio questo ottimo, perché oggi esco e quindi ho bisogno di un SPF col trattamento dall'acido retinoico, poi c'è il sole. Molte di voi mi chiedono infatti che protezione usi. Non ne uso perché sono praticamente sempre a casa e quindi non ne sto usando. Questo è il colore della BB, vedete? Molte mi hanno detto se è un colore unico. Sì, è un colore unico, ma come vedrete si adegua, come tutte le BB coreane inizialmente quando erano uscite era proprio questa la loro caratteristica, ve lo ricordate? Vedete? Adesso vi faccio vedere che potere uniformante ha. Guardate qua, è magica, cioè è magica. La applico con le mani, guardate, lo vedete? Mezzo viso sì e mezzo viso no. Ma vedete la differenza? Enorme, enorme. Guardate. Guardate che risultato, lascia la pelle non così lucida come la mia, che vedete, perché io sotto ho la Dr. Jart Cica Per, quindi giustamente l'ho appena applicata, la mia pelle è bella unta, ma io la voglio così perché ho bisogno di sentirmi, cioè la pelle è molto molto secca, uso acido retinoico, se no tira, e poi appunto ho la pelle molto molto secca, però se no l'effetto non è così lucido. Certo, è una BB che va benissimo per chi ha la pelle normale secca, magari se ce l'hai veramente molto grassa magari no, però cioè, lo vedete l'effetto uniformante, cioè secondo me è strabiliante, strabiliante, qualcosa di pazzesco. E adesso vado a terminare il trucco, farò solo sopracciglia, metterò il correttore, un po' di blush, forse una tinta, perché a questo punto magari, ma che serve? Non lo so, però tanto magari se la metto assolutamente matte. Comunque termino il trucco e vi faccio vedere il risultato, cioè il risultato sulla pelle è questo. Io metterei, se non dovessi, cioè nel senso potrei mettere anche solo cipria, perché come vedete anche il correttore potete skippare se avete fretta, cioè proprio lei è top. Quanto mi era mancato indossare un rosso. Pazzesco, pazzesco, ho fatto questo trucco super super luminoso sugli occhi con la Gingerbread Spice, non è più in produzione ragazze, molte me l'hanno chiesto, ma non è più in produzione, però c'è un però, eccomi, ok, c'è un però, c'è la mini, ci hanno fatto l'edizione mini con i più bei colori della Gingerbread Spice, e ve la lascio perché è anche in promo da Sephora in questo momento. Invece sulle labbra ho lo 025 Red Luxury di Lip Infinity, 24 ore di Max Factor, questo rosso molto molto bello. Sulle guance ho come al solito il mio adorato, cioè questo proprio rimane qua nella mia scrivania, resident blush ever. Il Pretty by Flormar devastato, rotto, ma era anche concavo, bello concavo, ma cioè proprio lo uso da impazzire. Il Coral Bronze 03, cioè ragazze dovete provarlo, costa zero questo blush, quindi non vi costa quasi niente provarlo e fidarvi del fatto, se vi piacciono i blush luminosi, perché è super luminoso, quindi è quasi tipo un blush illuminante barra illuminante. Bene, stavo mettendo la mist, ho iniziato ad usare la Rose Glow Mist, che come vedete ha una parte, non so se si vede, che ha una parte oleosa, è tipo un bifasico, dovete shakerarlo, va benissimo per chi ha ovviamente la pelle secca. Ho finito gli altri, sia il Rose che l'Hydrating Milky Mist. Mamma mia, che profumo di rosa,
Sento che diventeremo molto amici. Rose Glow Mist, questo, eh? Rose Glow Mist. Mamma mia. Fantastico. Fantastico. Cioè, sono quasi contenta a volte quando finisco dei prodotti, perché mi rendo conto che finché non finisco dei prodotti mi fisso e non passo a altri. Poi mi passa quel momento, passo ad altri e sono felice. Altra cosa da fare oggi è lavare tutti i pennelli, perché non sono sporchi, sono luridi. Devo ammetterlo, sono luridi, non li lavo da un sacco di tempo. No, cioè io sono tanto brava in tantissime cose, tipo non mi dimentico mai, cioè non che non mi dimentico, proprio per me non esiste fare la doccia tipo e non mettermi la crema corpo, insomma tantissime cose del beauty, no? Sono super mega precisa e poi invece sul lavaggio dei pennelli faccio un po' pena, quindi li devo lavare assolutamente e utilizzerò lo Steel Pro, perché io da quando ho scoperto lo Steel Pro, cioè li lavo con lo Steel Pro. Bene, adesso è giunto il momento di cambiarmi, metterò una semplice tuta, anche se metterò i guanti perché ho paura di avere freddo alle mani, e cappellino non so se lo metto, mi sciupo i broccoli. Comunque mi vesto e ci vediamo per andare in bicicletta, per andare a ritirare la cipria Dim Light, e mi vado anche ad adocchiare la piccolina di queste, la versione che io non ho, perché ce ne sono due versioni. Una è questa, la Gingerbread Spice Bite, cioè piccolina, e poi c'è la Salted Caramel, che è sempre così piccolina. Vediamo se riesco a farvela vedere qua, ce l'ho in foto, la sono salvata ovviamente. Eccola qua, questa, vedete com'è bella, ha proprio le tonalità calde belle che uso io. La voglio swatchare da Sephora e vedere quanto costa con lo sconto, perché io per il black stavo puntando due cose, lei e la In My Birthday Suit di Moolac Cosmetics, solo che per il momento ancora non ho visto saldi da Pinalli dove vendono appunto Moolac, né sul sito ufficiale Moolac, quindi resto in attesa. Se fanno il saldo costa 39,90, metti che mi fanno il 30%, sono 4x3, 12 euro in meno, 28 euro la pagherei, che non è per niente male. Bene, damn Silvia, damn, come dicono a Milano, damn, che è la contrazione, l'abbreviazione di andem, muoversi. No, non è il bagno di casa mia, è la cantina. Ecco qua, sono in cantina, ho appeso il giubbotto perché non riuscivo a gonfiare, ho gonfiato le ruote ma non usciva più la pompetta, non si staccava più dal pernino, cioè da questo, no? Non veniva più fuori il cosino della pompetta, sono morta per toglierla, però adesso è a posto, non la uso da luglio, quindi adesso chiudo bene il portacoso che non mi serve, mi sono portata anche l'acqua, adesso metto lo zaino nel cestino, eccomi e si parte, chiudo la cantina, eccomi, non si vedeva nulla, chiudo la cantina e poi esco. Fondo, le poltroncine in velluto lilla della sala riunioni dell'angolo di Saidori S.P.A. Potete vedere anche il lampadario, anzi forse non lo vedete perché c'è il riflesso. Andiamo a vedere bene l'ufficio dell'angolo di Saidori, perché è veramente giusto. Eccolo qua. Sogna Silvia, sogna. Thank you.
faccio una pausa qua seduta e poi vado da Sephora a ritirare l'ordine. Devo fare alcune cose al cellulare, devo mandare delle mail e lo faccio vista d'uomo. Penso sia super tardi, sono rimasta tipo un'ora dentro, non respiro, prendo un attimo d'aria prima di salire in bici. Vediamo che ore sono, le 13, si vede, è 45, le 2 meno un quarto, è tardissimo. Adesso ci metterò secondo me un 20 minuti per arrivare a casa. Ho ritirato la dim light e avrei voluto comprare, metto la mascherina che non si sa mai che passino a controllare giustamente. Avrei voluto comprare la Too Faced, quella, la Salted Caramel, ma non la hanno in negozio. Si può comprare solo online e senza vederla non la prendo. Peraltro sono in fissa con due profumi, uno è l'Hunter D Antans di Givenchy e l'altro è My Way di Armani. Cioè, sono innamorata. Questo è l'Hunter D, mi piace tantissimo. My Way invece l'ho spruzzato in questa. Solo che quando ne uso due non ci capisco più niente, quindi mi sono fatta dare le fialette. E li proverò in giorni differenti. E invece voglio di nuovo comprarmi opium di Yves Saint Laurent, ma l'opium classico, quello che usava mia zia negli anni 80. E quindi vorrei sinceramente quello, costa 65 il cofanetto col 30 ml. Mamma mia, i profumi costano veramente un botto, giustamente anche. Vabbè, vado a casa ragazze perché si è fatto tardissimo, devo pranzare ovviamente e niente, non ho comprato nulla, solo ho ritirato la cipria perché se non avete i prodotti in negozio è ovvio che il cliente poi li vuole provare. Una palette invece che avrei comprato al volo, avendo avuto la possibilità, che ho provato adesso, mi fa impazzire, è Lolita Porvida di Kat Von D. Mamma mia, ho provato le shade spaziale. Comunque adesso vamos, Corso Vittorio Emanuele assolutamente deserto, fa impressione, c'è solo Sephora aperta e Calzedonia perché sono negozi di intimo e anche The Zenith, tutto il resto chiuso. Casa, sono uscita a mezzogiorno e sono le 3.
quindi ho fatto una bella passeggiata di 3 ore, sono molto contenta, dovevo farlo assolutamente. Magari avrei dovuto raccogliere i capelli, li ho tenuti incastrati nel cappuccio e si sono un po' annodati, però il mosso rimane sempre figo e quindi magari domani li lavo e domani sera rifaccio la mia bella cintura e sono a posto. E poi vediamo cosa mi hanno dato questa volta, vi faccio vedere tutto quanto. Mi hanno dato là i 2 campioncini che devo provare di L'Interdit di Givenchy e My Way di Giorgio Armani. Mi piacciono da impazzire, devo scegliere L'Interdit è un tans, però devo scegliere quale dei 2 provare, quindi li voglio provare un giorno uno, un giorno l'altro, per farmi un'idea. Poi mi hanno dato Genifique Advance il siero. Questi a me tornano sempre comodi, perché comunque nei viaggi, proprio quelli di 2-3 giorni, non porto le mini taglie, che sono esagerate, ma proprio i campioncini che poi prendo e butto. Tipo a Budapest ero andata solo con questi. Poi mi hanno dato la Brazilian Boom Boom Cream, questa è ottima, ce l'avevo in full size, l'avevo provata. E la Boom Boom, quindi il sedere, è una crema per il corpo, glutei eccetera. Gabrielle di Chanel, profumino, anche i profumini alla fine me li aveva dati da uomo, le faccio scusa ma non hai qualcuno a cui darle? Gli ho detto no, ma l'acquisto l'ho fatto io, vorrei provare qualcosa per me, a parte tutto. Comunque Gabrielle di Chanel, a me tornano utili questi perché ripeto i profumini li porto con me, col fatto che non si possono portare troppi liquidi in aereo, sono perfetti. E poi mi ha dato Libre, che manco avevo mai sentito, di Yves Saint Laurent, quindi provo anche questo molto volentieri. E poi mi ha dato la Moisture Cream di Yves L'Homme. Mi fa molto piacere che me l'abbia data perché ho l'olietto, quindi prossima volta che faccio skincare provo l'olietto e la crema. E poi la mia mini dim light, eccola qua, è quella che costa 10,50 euro, è ancora in sconto, la trovate. Di tutto quello che vi nomino vi lascio ovviamente il link in info box. È grande tipo un ombretto, però secondo me 10 euro si può prendere. D'altronde immaginate un ombretto che costa 10 euro è tipo chicco ancora un po', e la dim light è veramente una super cipria, quindi secondo me, siccome prelevata bene con il suo pennellino, può andare. E poi vabbè, il pack è stupendo, cioè è proprio lusso puro anche nella sua piccolezza. Sentite solo il rumore, cioè pornografia cosmetica, cioè è bellissimo, cioè proprio è un piccolo regalino. Perché 10 euro si può fare, no? Che però ti dà tanta soddisfazione perché è proprio bello. E niente, quindi c'è ancora, ragazze. Credo che tutto stia andando a ruba, perché quando ci sono cosine che costano poco, che possono soddisfare la, diciamo, brama cosmetica, so che vanno abbastanza velocemente via. Io la applicherò su tutto il viso, credo tranne il contorno occhi, che continuerò a usare la Nabla, però per il resto del viso voglio provarla, la volevo veramente da un sacco di tempo, quindi sono super contenta di averla presa. Ma devo pranzare perché è veramente tardi e devo anche fare i piatti. Allora, per quanto riguarda il pranzo, penso che farò una roba super veloce che faccio quando sono incasinata, perché ho il brodo ma lo voglio mangiare stanotte, e voglio fare stanotte anche le polpette al vino bianco col contorno di cipolline borettane in agrodolce. È una cosa che mi piace tantissimo, magari girò anche la ricetta se riesco, se non mi prendo troppo tardi. Invece a pranzo farò il riso basmati con l'uovo strapazzato, i piselli e i dadini di cotto, in pratica il riso alla cantonese. Come lo faccio? In maniera molto molto semplice, un piatto che richiede 2 minuti veramente di preparazione e mi piace tantissimo, è completo, pasto unico ed è veloce, perché il basmati in 10 minuti è cotto. Quindi prendo la blanche, poi piselli finissimi della Lidl, riazzeriamo e facciamo lo stesso tanto di piselli. Adesso vado a scaldare l'acqua, quindi metto a bollire l'acqua, però la pentola è sporca. Ok,
devo ancora lavare i piatti. Di solito io lo faccio sempre la notte, sempre. Perché detesto la mattina svegliarmi con la cucina incasinata, deve essere tutto a posto. Qua c'è il brodo che farò questa notte, pronto per essere cucinato, ci metterò le puntine che amo. Questi adesso li metto a posto, sono stati puliti, quindi questi via. Però dicevo, ieri non l'ho fatto, perché? Perché di sera ero veramente morta, stanca. Nonostante fossi così stanca, io non sono riuscita a prendere sonno fino alle 3 di notte. Ma tutte queste cose sono pulite e da mettere a posto, anche questo e anche questo. Milano è una città infernale per quanto riguarda il calcare. Cioè, è incredibile che io abbia una lotta pressoché quotidiana col calcare. Io ogni giorno pulisco l'acciaio qua dove metto a scolare i bicchieri. E giuro che ogni giorno, vedete, questo è il diffusore dell'acqua del bidet, diciamo quello che si monta sul rubinetto per spargere bene l'acqua, e lo lavo con l'anticalcare praticamente una volta a settimana. E anche qua il calcare appunto sull'acciaio del lavandino, cioè io lo faccio una volta al giorno, questo una volta al giorno, e il giorno dopo è di nuovo sporco. Ma Milano è la città con più calcare del mondo. Cosa faccio? Metto grammi di albume, così a occhio, perché vado a occhio più o meno, no? Poi ci metto il mio ovetto intero, vado a strapazzare tutto. A questo punto accendo qua il fornello, no, questo è il forno a posto, accendo questo, voilà, ci metto un goccio, ma veramente un goccio, guardate, vedete, faccio scaldare bene, sento che la padella è calda, ci butto il mio ovetto e strapazzo. Ciotolina di Ikea che uso sempre perché mi piace mangiarlo nella ciotolina. 100 grammi di cotto a cubetti, due cubetti si mangiano sempre. Ok, mi sono cambiata perché detesto stare con le cose che ho usato fuori quando sto a casa, e quindi mi sono messa le mie cose da casa e sono andata su Insopalco a prendere il mio iPad, perché mi devo vedere la 3x10 della serie della regina, quindi di The Crown, della 3, per poi passare alla quarta serie, quella dove c'è Lady Di. Nella 4, quindi devo vedere la 3x10 perché devo finire appunto la terza serie. 7. Ragazzi, a me questo piatto fa impazzire, è buonissimo, completo, ci sono carboidrati, grassi e ovviamente proteine. Ovviamente è un pochino alto in grassi perché il tuorlo dell'uovo è grasso e anche un po' il cotto non è che sia super magro, però ovviamente poi il resto della giornata vi aggiustate. È un'ottima soluzione da portarsi dietro per avere un unico pasto, è una cosa veloce da fare, è buonissima e sazia tantissimo. Ed è tanta, guardate che ciotolone, io me lo mangio tutto, è il mio pranzo ovviamente. Ta-da! Buona visione, ci vediamo dopo. Ok, eccoci qua, ho finito di vedere la 3x10, quindi ho finito la serie e quindi devo vedere la 4. Sono le 4 e mezzo,
quindi tra una roba e l'altra mi sono intrattenuta a vedere la serie, mi sono riposata un po' e adesso mi volevo fare un caffè, ragazzi. Infatti mi sa che vado a prendere il caffè, me lo bevo qua con voi, vi volevo dire due cose. Sì, mi faccio il caffè, così. Ok, caffè pronto. Allora, di solito non guardo telefilm dopo pranzo, cioè telefilm, sono un po' anziana, serie TV, film, insomma TV in genere dopo pranzo, né video di YouTube, perché sinceramente passo proprio tutta la giornata a lavorare e sul canale, sul blog, in questo momento è quello che posso fare, mi ci sto dedicando tanto e da diciamo secondo lavoro sta prendendo tutta la parte della mia giornata, perché mi tiene attiva, mi tiene positiva e ripeto ringrazio veramente tantissimo che ci sia stata questa cosa nella mia vita, perché se non l'avessi avuta sarei impazzita. Poi ci sono tante cose che ho pensato in questo periodo a livello proprio di cose che voglio fare, di cui vorrei parlare, ma al momento è prematuro, quindi ci voglio riflettere bene e poi magari ve ne voglio parlare. Quanto ci voleva il caffè. Sono super contenta di essere uscita e credo che dovrò rifarlo almeno, non dico tutti i giorni, fare dei grossi giri così no, perché mi portano via troppo tempo, però sicuramente una volta alla settimana prendere un giorno come la domenica o il sabato o anche un giorno della settimana, a sto punto l'importante è un giorno a settimana che io esca proprio bene con la bici, faccia un bel giro di qualche ora. Oggi sono stata in giro 3 ore. Negli altri giorni devo fare almeno un giro qua dell'isolato, non dico tanto, ma quei 30-40 minuti, perché mi ha rigenerato, mi ha messo al mondo. Sono andata in dei giardini e sono andata alla rotonda della Besana, perché è di Milano, infatti ho fatto delle foto che spero che se sono venute bene questa sera le pubblico su Instagram. Quindi gli altri giorni vorrei fare quantomeno una passeggiata qua nelle vicinanze. Però adesso sapete cosa volevo fare con voi? Ho preso il calendario di Foodspring che mi hanno inviato e questa peraltro è nel posto giusto, perché questa è la zona dove io mi alleno, cioè comunque dove tengo i pesi che uso appunto per allenarmi. Adesso prendo 2 manubri, li poso qua e ci metto sopra il calendario. Perfetto, direi. Allora vediamo un po', numero 1 è questo qua e contiene il Recovery Aminos, che sapete sono gli aminoacidi, quelli che si prendono pre-workout, e sono quelli ai frutti di bosco. Sapete che ho la fissa di non smontarli. Vediamo qua, nel numero 2 c'è una bustina di Shape Shake 2.0. Non lo conosco il 2.0, no? sempre visto normali, ma non so perché 2.0, adesso mi informo. Comunque di tutti i prodotti che trovo vi lascio il link del calendario, però nel caso vi lascio anche i link dei prodotti, così potete vedere di cosa, perché lo sto rimettendo dentro. Shape Shake, ecco, che è un mix di proteine, un po' di carboidrati, un po' di grassi per fare degli shaker molto buoni. Questa è la vaniglia, che non è il mio gusto preferito, Queste l'Energy Bar, queste mi piacciono tantissimo. Queste sono alle mandorle e ai semi di zucca. Queste pre-workout le uso sempre, le mie preferite sono quelle con il cocco e la mela, credo che abbiano il cocco sicuramente. Poi il numero 4 è grosso. Cos'ha il numero 4? Il numero 4 sono i protein porridge. Questi vanno dritti dritti a mio fratello, perché io non mangio il protein porridge perché ha il latte condensato. E quindi non lo mangio. Però mio fratello dice che sono molto buoni, quindi te li do, Roby, te li do, perché sono contenta di... anzi, ti darò anche qualcosa, perché ne ho tante, quindi sicuramente qualcosa la darò pure a Roby. Voglio rinfilare questo. Okay. Un altro grosso. Potrebbe essere ancora un... Oddio, questo è pesantissimo. Ah, questa è una crema proteica, ma lo sento. Aspetta. No, questo è l'olio di cocco.
ecco, questo è fantastico perché con questo ci si possono fare anche gli impacchi ai capelli, ragazzi. Ho visto infatti una ragazza che proprio con il protein cocco, l'olio di cocco, faceva proprio l'impacco ai capelli. Però... sei, e questo un altro bello grosso. Vediamo che io ormai conosco i prodotti, potrei anche immaginare cosa c'è. Secondo me è roba tipo le noccioline, il mix di noci. No! Non so cos'è. No! Fantastica! La corda per saltare! Ma è bellissima! Io non ce l'ho poi la corda per saltare. Vado qua in cortile, in giardino, e la uso domani. Ma è bellissima! Non sapevo nemmeno l'avessero. Figata che hanno messo i gadget! Quindi non ci sono solo integratori, no? Ma è bellissima! Questo mi è piaciuto troppissimo. Numero 7, l'ho visto qua, sarà una bustina. Dai, questo lo immagino, è una bustina. Ho azzeccato di Recovery Aminos, quindi come questi, ma questo è al gusto arancia. E qua, vediamo. Sapete che non lo so, secondo me è un altro gadget. No, no, non ho azzeccato. Questa volta è lo Shape Shake 2.0 con cookie cream, quindi biscotti cookie, al sapore di biscotto cookie. Questo sapore è buonissimo. Forse 2.0 è la nuova ricetta. Sì, è nuova ricetta, dice. Il numero 9 è grossissimo. Cosa sarà il numero 9? È grosso ma è leggero, è molto leggero. Secondo me sono delle capsule di qualcosa, un multivitaminico? No, è ancora un protein porridge ad un gusto diverso, quindi Robby, hai due protein porridge da mangiare. Poi il numero 10, non lo so, una barretta, la Paleo Bar, ecco, queste non le ho mai mangiate, Paleo Bar, quindi... le devo assaggiare, al cacao. Vediamo quante proteine hanno. Proteine sono 4 per barretta, 17 di carbo e 7,2 di grassi. Credo che siano fondamentalmente barrette energetiche, quindi pre-workout, perché forniscono una bella dose di energia. 11 qua centrale. Sempre una bustina, secondo me. Ho azzeccato e sono i Recovery Aminos, quindi questo è doppio, all'arancia. Il 12, pesante, molto pesante, secondo me è una crema proteica, non penso di sbagliarmi. Ho azzeccato, è la Protein Cream, quella duo, con le mandorle, dovrebbero essere, no, le nocciole, e l'altra crema è al gusto whey vaniglia, più o meno, secondo me sa di cioccolato bianco, sì, una sorta di cioccolato bianco vaniglia, una roba del genere, non sono molto brava a descrivere i gusti. Qua c'è scritto shape, sarà un indizio? Non lo so. Sì, è un indizio, è lo Shape Shake 2.0 al gusto cioccolato. Questi sono belli grandi perché sono 60 grammi, quindi doppia dose. Cioè questo qua se te lo porti via in un giorno ne fai due, perché uno shaker da 30 grammi più o meno va bene. Qui ancora uno bello grosso. Beh, queste per me sono le mandorline, la frutta secca, le nuts. No, sono le protein balls al cocco, no, non cocco, cacao e noccioline americane, buonissime queste, le protein balls, mi piacciono da morire, anche se le mie preferite sono quelle col cocco, eh. Poi, 15 è qua sopra, non ho idea, una barretta alla mela verde e ciliegia, queste non le ho ancora assaggiate, ma ce le ho perché me le hanno mandate questo mese. Centrale, numero 16,
una barretta, questa la so, ok? È una barretta, un'altra Paleo Bar, credo che sia ai mirtilli. Sapete che non lo so, o è una bustina piegata doppia o è un altro gadget. È una bustina piegata doppia ed è un altro Shape Shake 2.0 alla vaniglia. Sapete che questo non ho idea. Per me è un gadget. È la terza volta che dico che è un gadget. No! Questi non li ho mai provate! È la vitamina B12 in gocce. Questa è ottima perché la vitamina B, tutto il gruppo B è un gruppo, vi ricordate quando da bambini vi davano il Betotal, che è il gruppo delle vitamine B quando eravate giù, quando eravate un po' astenici, stanchi, come ricostituente. Per gli sportivi la vitamina B è importantissima perché appunto dà energia, aiuta i processi ricostruttivi del muscolo, quindi la B12. Ottima, e non l'ho mai presa, non l'ho mai provata, quindi 18 qua al centro. Vediamo cosa c'è. Questa è una bustina, è una bustina, ci ho azzeccato, è un altro Shape Shake, sempre cookies and cream. Il 20 è questo ed è una barretta. Ah, questa è quella che mi piace tanto tanto, mela e cocco. Buona, 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 buona questa. Queste sono le mie preferite pre-workout. Infatti adesso edito, poi mi voglio struccare, mi voglio fare skincare, cioè voglio applicare il retinoico, eccetera. E più tardi, tipo verso le 7, che mi alleno, mangio la barretta, prima mangio questa. 21 l'ho visto qua. Secondo me è un'altra bustina. Vediamo. Sì, è una bustina Shape Shake al cioccolato, quindi sono doppie. Due al cioccolato, due al cookies and cream e due alla vaniglia. Allora, vediamo, questa è una bustina di Recovery Aminos. Il 23, che è questo bello cicciotto, che è leggero, non lo so. No, non lo so. Le palline, quelle che mi piacciono da impazzire, lo snack preferito al mondo, quelle con gli anacardi e il cocco. Mamma mia, queste sono una droga, ragazze, una droga. 24. Ah, questo è un gadget, me lo sento, anche perché 24, giusto, il giorno di prima di Natale, il giorno in cui si scartano i regali a mezzanotte, è un gadget. Che cosa è questa volta? È una sacchetta carina, carina, ci sta assolutamente. È uno zainetto. Io questi, quando vado in vacanza, me ne porto sempre uno in valigia, sempre sempre sempre, perché può essere utile nelle città magari in cui uno va, o per andare in palestra, nel posto in cui ti trovi, è utilissimo. Quindi c'è la sacchetta targata Full Spring con i laccetti, è proprio uno zainetto. Ma la corda mi è piaciuta da impazzire, bellissima la corda, io avrei messo la corda per ultimo, direi molto carino. Bene ragazze, io adesso vi saluto perché questo vlog finisce qua, vado a editarlo, voi lo starete vedendo fra qualche ora, penso verso le 7 magari, e quindi vi auguro una serena serata di domenica. Vi mando un bacio a tutti quanti quelli che sono lì dietro lo schermo, anche a te che stai pensando, ma anche a me, anche a te, a tutti quanti mando veramente un grazie per seguirmi sempre, per commentare, per supportarmi. E se anche questo vlog quindi ti è piaciuto e ti ha tenuto compagnia, mi fa piacere se ti iscrivi al canale se non sei iscritto. Se invece sei iscritto e ti fa piacere, mi puoi anche lasciare il tuo like per questo video e attivare la campanella se ancora non lo hai fatto, così arriva la notifica, diciamo, tutte le volte che carico un contenuto. Venitemi anche a trovare su Instagram, dove trovate in questo momento tutte le storie relative al Black Friday. Sto caricando tutto quello che trovo come offerte interessanti, quindi magari vi fa piacere, se volete farvi un regalino o fare qualche regalino a qualcuno.
qualcuno. Quelle che sono già scadute di storia le trovate nella cartella in evidenza Black Friday, quindi le recuperate tutte tranquillamente. E mi trovate come Saidori, che forse non l'ho detto. Basta, niente, vi mando un bacio, siate sereni, state sereni, cerchiamo di pensare positivo e noi ci vediamo domani con un nuovo video.